C'è chi alla Svizzera associa la cioccolata, la birra alla Germania e Mary Poppins all'Inghilterra. E sulla Svezia? Nessun dubbio, io dico Volvo senza chiedere l'aiuto del pubblico. E aggiungo che venirla a provare a casa sua in un territorio ricoperto quasi all'80% da laghi e foreste ha sempre un significato speciale, soprattutto in inverno. E qui l'inverno è splendidamente lungo. Chi di voi associa la Svezia all'IKEA? Diciamo che è scusato solo perché probabilmente non ha mai viaggiato su di una Volvo. Ci sono pochi costruttori al mondo capaci di replicare all'interno di un abitacolo, comunque in un'automobile, quello che per il loro paese rappresenta il design, la pulizia, la precisione. E a Göteborg lo sanno fare davvero bene. Un'atmosfera che conosco bene e che oggi scoprirò un'altra volta a bordo della nuova Volvo V90 Cross Country. Un nome che conosciamo già perché compie 20 anni, visto che la prima di fine anni 90 era la V70 XC Cross Country, e che sancisce un po' un cambiamento in casa Volvo, visto che da oggi tutti i crossover, station wagon, si chiameranno Cross Country, perché XC è un prefisso che sarà utilizzato solo dai SUV, quindi XC 90, 60 e un domani 40. Waves don't carry away my feeling about you. Virtualmente a mezza via tra la V90 e la XC90, la Cross Country centra perfettamente l'obiettivo di coniugare le linee riuscitissime della V90 standard all'universo dei crossover che ben conosciamo. Citando le parole dei designer svedesi, la Cross Country non è solo un esercizio di stile, ma un'auto che può andare dove le normali berline wagon non possono. E questo perché i tecnici sono intervenuti per esempio sull'altezza da terra, cresciuta fino a 21 cm, quindi circa 6 cm e mezzo in più della sorella standard, alzando il corpo vettura e aumentando le dimensioni delle ruote fino a 42 mm, ovvero circa 2 pollici. In questo modo gli angoli di attacco e uscita offrono maggiore flessibilità di utilizzo, ma lungi da me il parlare di off-road, perché qui proprio non ci sta. Ma è con la precedente XC70, che di fatto la V90 Cross Country sostituisce, che Volvo si inserisce in maniera prepotente nel segmento delle station wagon avventurose, con un prodotto che ha venduto tanto per un giusto mix tra versatilità e design. Doti che la V90 a modo suo vuole replicare, anzi migliorare. So I'm waiting up for you. I'm waiting. La più bella station wagon del segmento? Forse lo è. Tutte le caratteristiche vincenti della V90 qui ci sono. Rimangono il design teso e rigoroso, i gruppi ottici anteriori con firma LED a martello di Thor, con al centro però una modificata griglia a 23 feritoi, poi protezioni sotto scocca e paraurti specifici che alternano plastica nera e cromature. Volvo però offre la possibilità di scegliere anche una carrozzeria monocromatica, sebbene sulla Cross Country sarebbe un controsenso, come lo sono in certe condizioni i cerchi in lega optional da 19 e soprattutto 20 pollici. È una mia opinione ovviamente, ma se parliamo di una all-terrain tuttofare, non credo proprio che uno pneumatico ribassato, sebbene rinforzato, basti a garantire il comfort e la sicurezza di una bella gomma con spalla alta, su di una pietraia per esempio, come accadeva per intenderci in passato con la XC70. I cerchi da 18 pollici di partenza con spalla da 55 sono perfetti, anche se in tantissimi, lo so, opteranno per i 19 in dotazione all'allestimento Pro. Ma nella realtà come andrà una station wagon macina chilometri fatta per offrire un principesco relax e comfort se la si alza? Cioè se in teoria si irrigidiscono le sospensioni per farla rollare meno. La risposta è che molto dipende dalle sospensioni, una componente che sulla Cross Country gioca un ruolo da protagonista. Per quanto l'asfalto nordico sia pressoché perfetto, in inverno si deve fare i conti con tanto ghiaccio che rende la situazione più sussultoria, una condizione che i 1900 kg della Cross Country hanno superato alla grande. Lo smorzamento è esemplare e progressivo pure sui bump più profondi, con l'assetto che offre un comfort di riferimento sia dinamico che acustico. I drive mode li conosciamo, ma quello che succede ora con la gamma Cross Country, quindi V90 e XC90, è che si aggiunge una mappa e si chiama off-road, da utilizzare appunto quando l'asfalto finisce o comunque quando ci sono condizioni di aderenza molto precaria, eccetera, eccetera.
Qui l'aderenza non c'è proprio, e non solo in off-road, ma sono in dynamic in abbinamento all'SC Sport, al controllo della stabilità Sport. In questo modo la coppia va al posteriore e l'elettronica mi permette di danzare su queste curve in maniera molto divertente, su questo lago ghiacciato, con le gomme chiodate, va detto, perché qui adesso abbiamo in dotazione delle Nokian con dei chiodi leggeri, ma ci sono. Chi l'avrebbe mai detto che un'auto tutta famiglia da 4,94 m si sarebbe comportata così? Certo, il passo di 2,94 m aiuta, ma nei frequenti cambi di direzione del tracciato è stato il grande equilibrio e la distribuzione dei pesi certosina a farmi innamorare della V90 Cross Country. Sempre apprezzabile la piattaforma SPA di Volvo, abbinata a uno sterzo con una rapportatura eccellente. Certo, l'avrei preferito più diretto in dynamic, ma solo per questa giornata giocosa, per il resto va benissimo. Così come ottimo è il grip offerto dalla trazione integrale all-wheel drive di serie su tutte le cross country. Il bello c'è che col drive mode in dynamic e l'SC in sport ci si può divertire, visto che fino al 70% della coppia si sposta a retrotreno. Con l'elettronica sembra soltanto assente, ma in realtà è prontissima a intervenire. Dato che di divertimento estremo si tratta, nulla da dire sul motore biturbo diesel D5 da 235 cavalli della mia prova. Non mi sono mancati due cilindri in più, magari solo nella sonorità, visto che comunque il Power Pulse lavora benissimo sull'erogazione. Però un cambio Geartronic a 8 rapporti più veloce quando lo si richiede davvero, o quello sì, meglio se abbinato ai paddles al volante, che si useranno poco, è vero, ma per 180 euro di optional potevano offrirli di serie. Beh, quello di oggi è stato un modo molto particolare di conoscere la natura più avventurosa della V90 Cross Country. Ovviamente sul nostro mercato non si guiderà così, quindi le battaglie che quest'auto dovrà affrontare saranno ben diverse, con modelli e marchi che già conosciamo. Se l'Audi A6 Allroad la conosciamo bene, l'ultima arrivata sul palcoscenico è la Mercedes Classe E All Terrain. Ma non mi fermo qui, perché chi considera Volvo, a mio avviso, ha la cultura automobilistica per valutare anche una Subaru Outback, che certo costa meno della V90 Cross Country. Il listino di Volvo parte dai 57.000 euro della diesel D4 manuale, ma sarà la Geartronic da 59.300 euro la più richiesta. Meglio se con pacchetto Pro, che costa circa 5.900 euro in più, ma offre un equipaggiamento di sicurezza e una info telematica al top. Per la D5 Geartronic Pro, come quella della mia prova, si parte da circa 70.000 euro, per arrivare agli oltre 72 della T6 a benzina, in attesa della T8 ibrida. Bella e raffinata, capace di aggiungere qualcosa all'XC70, non solo in termini di dimensioni ma anche di tecnologia, però conserva quel fascino, quelle caratteristiche che vengono molto apprezzate da chi di auto ne capisce, che guarda al concreto senza farsi influenzare troppo dalle mode del momento.